improvvisare. È un esercizio che faccio ogni tanto. Non ho la più pallida idea di cosa dirò, però improvvisare aiuta. Per esempio, mi hanno chiesto perché porti gli occhiali da sole. Porto gli occhiali da sole perché posso tenere gli occhi chiusi e tu non te ne accorgi e voi non ve ne accorgete. Oppure posso dire c'ho la l'uveite e qualcuno distrattamente che sta vedendo il video capisce juveite, perché è l'italiano. Per l'italiano ormai è più importante il rettangolo verde del triangolo nero. Siamo messi così. O della circonferenza scura. Siamo messi così. Juveite, sì, a me mi sta sul cazzo la Juve, che cosa ci posso fare? Una squadra che ha avuto non so per quanti anni come tecnico uno che si chiamava Allegri e aveva la faccia del becchino del mio cimitero. Come può essere simpatica una squadra così? Una squadra che ha le magliette bianco-nere, che uno alla fine le vede nere, perché con la uveite, non la juveite, la uveite, tendi a sovrapporre le righe, non quelle che ti spari nel naso, quella è un'altra storia e non mi interessa. Ognuno ha i suoi vizi, io ho altri vizi, io colleziono soldatini dell'Atlantic, li prendo su eBay e li faccio combattere. Così si fanno le guerre, non ammazzando persone, ammazzando soldatini. Sono il più grande ammazzatore di soldatini dell'Atlantic della storia. Ecco perché passerò alla storia. Non avendo ucciso nessun essere umano, ho ucciso più soldatini di tutti gli esseri umani messi insieme. Provateci voi, se ci riuscite. Quando ero bambino c'avevo 4 scatole dell'Armata Rossa, una dei sommozzatori italiani, un'altra delle SS, un'altra ancora delle SSS. Era un gruppo speciale di cui nessuno ha mai sentito parlare. Erano quelli che avevano la zeppola. Il presidente era, come si chiama quello? Gasparri. Era uno che quando leggeva l'Ulisse era incapace di dire Nausica, lui diceva Naufica. Che cazzo c'entra con la S non lo so. Sto dicendo che sto improvvisando, non mi cagate il cazzo. Oggi è stata una giornata tropicale. In una giornata ci sono state 4 stagioni e Vivaldi non c'entra un cazzo, anche se mi piace. Ma in una giornata abbiamo avuto pioggia, vento, sole, poi di nuovo pioggia, grandine. Poi a un certo punto il cielo era nuvoloso, a un certo punto è uscito il sole, pioveva col sole, che mio padre, che era un cacciatore, diceva, che i cacciatori dicevano che quando piove con il sole la volpe si sposa. Cosa cazzo ce ne frega a noi che la volpe si sposa? E poi, qual è la metafora? Non la capisco. Se è così furba, perché cazzo si sposa a fare? Andiamo avanti in questa mia improvvisazione, che poi metterò per iscritto. A volte metto per iscritto e poi improvviso. In definitiva improvviso sempre. Perché poi quando vado a rileggere quel cazzo che ho messo per iscritto, niente di quello che ho detto avevo scritto. Sono il più grande scrittore che scrive pezzi cosiddetti di satira senza recitarli, ma ispirandosi alla recitazione. Prima li scrivo e poi improvviso. Quello che dico non è scritto un rigo di quello che dico. Scusate se parlo così, perché
ormai le persone medie parlano così. Non c'è più il complemento di specificazione. Ho bisogno questa cosa, ho bisogno un chilo di pane, ho bisogno dell'uva per tornare all'uveite, che potrebbe essere anche un modo per dire diversamente alcolizzato, cioè l'uveite, o come dire arcaico, o come dire aulico. No, non c'entra l'aulin non c'entra. Avete mal di testa e prendete l'aulin a ogni peso spinto, così vi viene l'ulcera. Che meraviglia sono i farmaci, e le case farmaceutiche ridono. Uno prende una cosa per la testa e gli viene l'ulcera, gli fa male lo stomaco. Poi prende una cosa per lo stomaco e gli fa male la testa. Però non vi è giunta mai notizia che a qualcuno, come dire, che utilizza pomate per le emorroidi gli faccia male la minchia. No. Quindi, che cosa voglio dire? Lo scoprirete leggendo Nostradamus, che è praticamente la cugina di Damus, Nostradamus, la cugina di Damus. Era il nome, dal nome mi sembra che fosse latino, anche perché oggi più le spari grosse più diventi ministro. E perché non posso fare io il ministro, quando abbiamo ministri che dicono che uno è andato in America per scoprirla sulla base dei suggerimenti di uno che è campato 70 anni dopo? Non puoi fare il ministro se sai le cose come stanno. Non le devi sapere, non le puoi sapere, se no non ce la fai, non arrivi a fine mandato. Capito? Ti hanno mandato, non arrivi a fine mandato, ti mandano a fare in culo prima, se sai le cose come stanno. Il mandato deve finire, altrimenti non è un mandato, è un rimandato, è qualcosa che non ti hanno ancora dato. A proposito dell'assunto iniziale, perché porti gli occhiali da sole? Una possibile risposta potrebbe essere: e tu perché non ti fai i cazzi tuoi? È meraviglioso rispondere con una domanda a un'altra domanda. Ma così non ci sono più risposte, non le vogliamo le risposte. La maggior parte degli esseri umani dovrebbe volere la libertà, non la vuole la libertà, non le vuole le risposte, non sa cosa farsene della libertà perché non la conosce. E tu come puoi vivere bene con qualcuno che non conosci, a parte tua moglie, si intende? Mi riferisco a quello che viveva con una che era una serial killer. Viveva con sua moglie e non la conosceva, però è sopravvissuto a sua moglie, pur essendo lei una serial killer. Il marito se l'era riservato per la fine, alla fine, quando avesse ammazzato tutti. Poi alla fine, visto che non c'era più nessuno in giro, visto che non ci sarebbe stato più nessuno in giro, che poteva fare se non ammazzarlo? Non poteva fare niente. È come quelli che vogliono fare un finanziamento e dicono: voglio fare una finanziaria. E chi cazzo sei, John Elkann? Chi cazzo sei, Giorgia Meloni? Non me ne ero accorto, sai. Voglio fare una finanziaria. Vogliono dire finanziamento. Questo è come il discorso di prima. Voglio un finanziamento, comprare. Non c'è, perché loro non conoscono il significato della X. X sta per, capito? Parlano come leggono WhatsApp, ma non lo sanno manco leggere.
perché X significa pareggio e la loro vita è un pareggio, non vanno né avanti né indietro, pareggiano sempre. Al momento opportuno però poi vincono. Ecco perché si chiama Italia, perché noi siamo così. Al momento opportuno vinciamo dopo aver pareggiato sempre. E che posso dire al riguardo, rispetto a quello che stiamo dicendo? Varie cose. Per esempio, perché alla maggior parte delle persone non interessa più la politica? E io che cazzo ne so perché? E perché dovrei dirvelo? Cercate di capirlo da soli. Lo so, è un compito molto arduo che vi sto dando, lo so. E non sono un professore che dà compiti. Lo so. Lo so. Sono stato davanti a un mucchio di persone e mi hanno detto di improvvisare un discorso e io ho improvvisato un discorso sulle diete. Alla fine non ha riso nessuno, è da lì che ho capito il motivo per cui non ridevano. Erano tutti a dieta, ecco perché non ridevano. E per stasera basta, ho pure parlato troppo. Io stasera mi metto a dieta di parole, a dieta di parole, a dieta di parole.